ciò che non dovrei, ma lo faccio. Anche questa menata del clientelismo deve anche finire, perché è una menata che stanno ripetendo tutti ed è una menata che non condivido. Io sono stato un sindaco, perché questa cosa lo dovete sapere, che è andato agli onori della cronaca nazionale, a Cassano magari non l'avete saputo, ma sono andato agli onori della cronaca nazionale perché in questa città si è svolto un concorso per vigili urbani, 3 vigili urbani. Ho voluto pervicacemente che il presidente della commissione fosse un ufficiale dei carabinieri, nominato dal colonnello comandante provinciale dell'arma. Alla fine di questo concorso, un signore, peraltro un ragazzo che era stato nostro candidato, mi ha denunciato alla Procura della Repubblica di Castrovillari perché era stato escluso e ci sarebbero stati brogli nel concorso. Peraltro questo amico su Facebook mi aveva sollecitato a dargli una mano, lui e il papà. Questa cosa è stata scoperta dalla polizia, che ha fatto una forte indagine, non l'hanno fatta i carabinieri, l'ha fatta la polizia, perché il presidente della commissione era un carabiniere. Beh, alla fine c'è stato il procuratore della Repubblica che ha chiesto l'archiviazione. Questo signore si è opposto, per cui siamo andati all'udienza preliminare. Il giudice dell'udienza preliminare, siamo dovuti anche andarci a difendere l'udienza preliminare, ha fatto una sentenza esemplare. Il sindaco è stato denunciato per ripicca del candidato che non era stato raccomandato. Scusate, nel mezzogiorno questa è una cosa che fa notizia, per cui i più grossi network nazionali mi hanno chiamato e mi hanno intervistato e hanno parlato di questa cosa, che nel mezzogiorno è una cosa perlomeno inusuale. E questa menata del clientelismo, perdonatemi, è una menata assolutamente che non è vicina a quella che è stata la nostra azione. Abbiamo aperto le porte a tutti, abbiamo cercato di essere al servizio di tutti. Quello che è stato possibile è stato fatto, quello che non è stato possibile non è stato fatto. E anche coloro i quali oggi parlano di clientelismo, spesso ci hanno chiesto di fare azioni che possono essere definite di clientela, secondo me, ma forse secondo loro erano aiuto alla gente, e che comunque sono state fatte anche a servizio di coloro i quali oggi parlano di clientelismo. Grazie.